dopo 10 giorni cinese, giapponese, messicano, greco, Italia. Ah, finalmente! Italian food, wow! C'è una mattonella rotta, non c'è un muro scostato, una lampadina fulminata, l'oste che esce con la parannanza tutta androgliata di suo cuore. Questa non è Italia. Bolognese, che lavora a Bolognese, certo. Con quello della mamma Giuseppina, con la spezzatino, sì, con la pasta, con un po' di salsa Alfredo sopra. Questo Alfredo lo mettono dappertutto? Sì, sì, Alfredo, sì, okay. Alfredo è molto famoso. Questo, i tortelloni con il formaggio asiago, con Alfredo, oh, con il pollo. Ne mancava Alfredo. Pensavo no. Questa che cos'è? Questa è la lasagna fritta. Buona! Con questa è una specialità con proprio. Un letto di salsa Alfredo. Credete, c'era Alfredo. Il sugo alla marinara sopra. Lasagna fritta. Non è salsa coraggio. Alfredo e ma marinara sei. Sopra. Ma marinara con i pesci? No, no, marinara. No, solo proprio sì. Aglio, peperoncino sì. E prezzemolo. Sì, vabbè. La lasagna è una pirofila con formaggio, sugo bolognese ragù, con parmigiano, aglio e sale, poi ti danno. Due frustate sei morto. No, ti danno il carciofo, gli spinaci, una cremina, una fonduta di 5 formaggi italiani. E ti danno poi queste specie di tortilla chips messicane, sì, patatine, e tu ci mangi e tu le mangi così. Ok, quindi è una zuppa che tu mangi con queste sì. Tortille. Tu non la conosci perché è nuova, vedi? No, infatti io in cucina questa non l'ho fatta mai. È new. Posso andare in cucina a provare a cucinare qualcosa io? Chiedi un po' al cuoco se posso entrare. Allora, questo è lobster shrimp mac and cheese, che significa aragosta, gamberetti, formaggio, mac, è la pasta, sì. E ci mettono poi una salsa Alfredo di pesce, sì. Con formaggi italiani, pomodoro e pangrattato. È una pirofila che mettono al forno. Io me la rischio, la gioco tutto per tutto, voglio questa qui. Sergio mangia quelli, benissimo. Qui si può fare l'ordine direttamente dal computer. Quindi praticamente. Attenta a quello che tocchi, perché se no attenta, ti mangi. Attenta poi, a quello che tocchi, dopo tocca pure mangiarlo, capito? È un po' pericolosa la cosa, sì. Anche perché non conoscendo perfettamente l'inglese, rischi di prendere qualche schifezza. Ecco. Arieccala la lasagna fritta. Vedi, cioè due parole italiane, lasagna e fritta. Pasta e fagioli, allora va bene. Noi di solito le facciamo più tritate. Di che cosa toccherà morire? I coccodrilli non mi hanno mangiato. Rischio? Io mi ricordo che la pasta, che mamma mia, la pasta liscia. Non ha nessun sapore. Se chiudi gli occhi non sa nemmeno che mangi. Io vado a odori, prima. Ma qualcosa mi ricorda, però che non c'è niente a che vedere con la pasta e fagioli. No. Quello dovrebbe essere pollo. Io vedo più una. Questo ecco, è lo gnocco. Ho trovato uno gnocco. Gnocco pollo. Qua, qua, mi faccio con l'aglio. Ci penso io. Oddio, quanta roba. Oddio, quanta roba. Sto cercando uno gnocco. Ho trovato lo gnocco. Ho trovato lo gnocco. Non sanno di niente. E acqua e farina, però. Gli gnocchi si attaccano al palato. No. C'è del semolino. Col semolino per bambini e per i malati.
all'ospedale. Questa è all'ospedale, al Pidepo farebbe furore. Ok, questa è lasagna fritta, che sembrano pappardelle larghe, unte e bisunte. Non so se è il ripieno di qualcosa. Sì, dentro si è il ripieno. Sicuramente è bianca, ci sarà la salsa al freddo. Comunque, quando è bianco c'è la salsa al freddo. C'è un detto in Italia. Si è fritto, pure le sole delle scarpe sono buone. Sì, quindi vediamo. Non guarda quanto è unta proprio. Allora, unta e bisunto. Ah, la salsa sopra è una salsa marinara. Mentre quella sotto è al freddo. Mentre sotto ci abbiamo al freddo. Io provo, Metteci la salsa marinara sopra. Ce l'ho. All'interno ci dovrebbe essere ricotta, aglio, prezzemolo. Se la dovessi ordinare a casa non la mangerei e non la farei come ricetta. Questa parte è grassa, è piena d'olio. In Italia questa la possiamo trovare in una casa che ha fatto un esperimento, ma che gli è riuscito molto molto male e l'hanno buttata via. Noi friggiamo la polenta. Sì, ma non è unta e bisunta, no, come questa. No. Questa trasuda olio. Sì, prendi il fazzolettino e fai così, guarda. Oil. Vabbè, basta. Allora, questa è una novità. Si chiama lasagna dip. Non so che vuol dire dip. E wrap. Dip che è in zuppi. Ah, dip che è in zuppi, perfetto. Quindi praticamente la lasagna la crei tu. Questa dovrebbe essere pasta. Per me sono le frappe di carnevale. Sì, dovrebbero essere tipo le frappe di carnevale. Sì, ci hanno messo il parmigiano e poi c'è col zucchero. L'odore non è male della zuppa. Vedete, ci dovrebbe essere la carne, vedi, il ragù, e sotto c'è la ricotta. La ricotta. Proviamo? Quindi fai così. Scotta, questa, attenta. L'odore non è male. Questo non dovrebbe essere orribile come l'altro. L'odore non mi piace. Mangia la poca, perché anche il veleno del cobra in piccole dosi non ti ammazza. Certo. Mangia la poca per poca. Questo devo dire che non è male. Non c'è niente a che vedere con la lasagna, però si può mangiare. Non è male. Questo è commestibile, sì. Sì, questo si può mangiare. Come antipasto, per esempio, sarebbe carino questo. Non è male. Alice si avventura. Non è male, però dovrebbero imparare l'alta cucina italiana. È alta perché riesce a percepire il sapore di ogni cosa che ci ha messo. Qui non c'è verso, manco un computer analizza quello che c'è qua dentro. Mischiano troppe cose, troppi sapori. Grande Mazzella aveva ragione. Tre ingredienti per un piatto, per gustare tutti i sapori di quello che mangi. E qui quanti sono? No, indescrivibile. Assaggia. Indescrivibile, troppi perché non riesci a identificare che cosa stai mangiando. Troppe cose tutte insieme che non specifica che mangi. We're pleased to tell you that now she's taught our Olive Garden chefs all the secrets of her famous chicken marsala, like how long to saute the chicken and fresh mushrooms, and how to turn rosemary and marsala wine into the perfect sauce, so they can make it for you tonight at Olive Garden. Bellissima. La pubblicità dice che questi vengono in Italia ad imparare le ricette italiane dalla vecchia nonna che sta nelle cucine toscane. Questo, ma di Alzheimer la nonna, qui mi sa che conosceva il dottore tedesco. Io penso che questi facevano sega a scuola e andavano al mare. Perché questi a imparare la cucina italiana non ci sono mai stati. A prescindere, non c'è niente a che vedere la cucina. Spaghetti col pollo, i gamberini. Abbiamo trovato un'altra ricetta, però quello che dico io. Ma questi, ma che hanno mangiato adesso? Si potrebbe pensare che questa è una pubblicità un po' ingannevole. Eh sì.
Senza dubbio. Perché se uno non è mai stato in Italia e non ha mai mangiato la cucina italiana, può dice ammazza che schifo. Invece, perché non c'è il metro del giudizio. Perché non c'è il metro di paragone, certo. Però il pane è buono. Questi sono, senti, spaghetti con peperoni rossi, gamberetti, pollo, salsa al freddo, vedo un qualcosa di verde che dovrebbe essere prezzemolo. A rischi? Guarda, io perché sono coraggioso, però mi devo per forza togliere gli occhiali, così non vedo quello che mangio. Guarda come ben cotta la pasta, guarda la pasta della via. È quello, è quello che mi mette paura. A posto con le varie occhiali. Prendi pure un pezzo di pollo. Certo. Io prendo, siccome sono senza occhiali non vedo quello che prendo. Beh, se te peperone ce lo mettiamo. C'è qualcosa di verde, mi chiede. Un trocchetto verde. Via via, la salsa al freddo, che questa è speciale. Nei negozi, nei supermercati c'è di tutto per poter cucinare italiano. Manca solo il cuoco. Allora, il gamberetto rassomiglia a un gambero. Oddio! La pasta è un... è indicibile, non c'è gusto, non c'è sapore. È orribile la pasta. Niente, solo molla molla e basta. Scotta. Ma non c'è nessun sapore. Sì, ma come si fa a mettere i gamberetti grigliati nel proprio piatto di pasta? Deve essere fatto un sugo per la pasta. Pure allora metti pure in mezzo al bistecca. Però, preso il sapore della salsa al freddo. Il gamberetto sì, il gamberetto è buono, è gustoso. Sì, ma è grigliato. Non è fatto per essere sugo della pasta. Ah, poi c'è sta pure pancetta qui, vabbè. Prova spaghetto. Lo vedo molto traballante, già dall'occhio. Adesso devo fare questa prova per sentire se è al dente, come si mangia in Italia, e se ha un gusto particolare. Non sa di niente. Gusto sotto zero. Non sa di niente. Neanche della salsa al freddo sa. Non sa né di gamberi, né di pollo, né di peperoni. Non sa meglio di che niente. Prendi i gamberetti, il pollo e basta. Scotta da morire. Ma non scotta perché brucia, scotta perché proprio è colla, da manifesti. Mi si è attaccata tutta al palato, non so come ne valla. C'è anche il prosciutto cotto. Sì, la pancetta è prosciutto. Ok, gamberetti passabili, pollo non sa di niente, pasta scotta e insipida al massimo. Maccheroni. Da noi si chiamano rigatoni che sono buoni con la pagliata, però loro l'hanno fatti con aragosta. Gamberetti, formaggio, ci sarà sicuramente la salsa al freddo, perché se vai a guardare sotto, eccola, l'ho trovata, salsa al freddo. Peperoni, peperoni, no, pomodoro, 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 e c'è anche gamberetti, aragosta, forse questa sarà la meno peggiore. Perché i rigatoni tengono meglio la cottura degli spaghetti. L'ho scelta io questa. Bravo, bravo. Provo, Sì. Allora, prendo un gamberetto, un rigatone e un pezzettino di aragosta. Allora, vediamo adesso. Il odore non male. Sono riusciti a far scuocere anche i rigatoni. Che in Italia ci vogliono mezz'ora per farli scuocere e tanto rimangono duretti. Questi sono però scotti. Non è scotta come gli spaghetti. Non è male, cioè, no. È più... Non è colla da manifesti. Noi ci attacchiamo i manifesti a morto. No, questo non è male. Allora, se dovessimo dare un grado a questo cibo, no? Se questo lo presenti in un ristorante italiano, come minimo ti danno poco al locale. Dici? Penso. Sprecando un fiammifero, perché? Eh sì, si spreca pure il fiammifero. Dice, questa con
com'era la macella? Prima te decapitano. Sì, sì, te decapitano. E poi te la danno come locale. Dice, questo qui saranno più indulgenti. La pena va da 3 a 10 anni di galera. Quello e poi ti fanno mangiare questo. Lo mangia quello. E poi ti fanno mangiare questo dentro la galera. E in quei 10 anni di galera mangerai sempre questo. Un po' si ampari. È peggio della tortura, è peggio della decapitazione. I was really looking forward to torturing Carla and Sergio. And I think I did a good job. Leggi americane proibiscono di far fumare nei ristoranti, però permettono di servire queste cose. Dovrebbe essere l'incontrario. Il fumo fa meno male. Sì, perché a lungo andare questo non si regge. So, Italians, okay, they want to have American food. They think of things like hamburgers, and all they really know about is McDonald's, to be honest. Da McDonald's, Great Tastes of America. 5 settimane, 5 diversi panini. Solo per questa settimana, prova l'Arizona Nacho Grande. So, they think that McDonald's represents like a great American hamburger, and I think it's kind of similar, because obviously we have great Italian places in the States, but Olive Garden is the biggest chain, and there are a lot of people out there that think this is actually really real Italian food, so that's why we brought them here. Tiramisù. No, non è che mi devi tirare su, è il dolce, si chiama no, tiramisù. È molto simile a quello che si trova sull'autostrada, a vederlo, poi dopo. Sì. Lo vediamo. Dopo lunga e penosa malattia, dopo 12 anni di tiramisù che facciamo, proviamo questo. Uguale. Anch'io, per togliere il sapore cattivo della pasta. No, non è cattivo. Questa è la cosa migliore qui dentro. Sì. È una cosa che si può prendere la seconda cucchiaiata. Diciamo che in Italia te lo mangerebbero pure. Sì. Veramente. Non si sente il sapore del mascarpone. Sì, perché manca la salsa freddo. Poi fate l'algida. Sì, confezionato. Tipo semifreddi. No, però non è. Di tutto quello che abbiamo mangiato, questo è l'unico che in Italia potrebbe essere accettato come dolce finale. Niente di che, ma mangiato. Tutto il resto si andava in tribunale. Vi va un buon caffè italiano adesso? Non è già passato quello che ci ha fatto mangiare adesso. Però non basta. Devi soffrire. Zucchero. Ciofè. Arriva un odore stranissimo, indescrivibile, che non riesco a capire se sa di orzo, sembra orzo, di sciacquatura di caffè. Magna, fagli vedere il coraggio italiano, cos'è? Vi faccio vedere come muore un italiano. Perché vai con zucchero? Cioè. Ma troppo lo zucchero. Questo è zucchero. E ci ho messo, ma poco. Sì. Cucciarelli lo correggeva, mezzo correggeva i compiti. Carcere minorile, non cattaglio, forse per decorrazione, boh. C'è l'odore del caffè d'orzo. Sì. Io marisco. No, non vale se fai così. Io faccio così e mangio il biscottino a una busta di dolcetti. Riesce a rovinare pure il tozzetto. Riesce a rovinare pure il tozzetto. Bevi il caffè. Ma bevuto. L'ho bevuto. Mischiano così non si vede. Non si accorge nessuno. La salsetta adesso forse sa di qualche cosa. Adesso gli abbiamo dato un po' di sapore. Che dici? Io per 10.000 dollari l'ho bevuto. Bevi, sì, ma chi ti dà? Voglio vedere denaro toccare cammello. Dare soldo, vedere cammello. Io mangio un biscottino. 10.000 dollari, eh? Tutto un sorso, dai. Ma non è troppo. Madonna, è tolto. Sì, col cavolo dai, dice qui. Lo succio. È tosto. No! No, zucchero di chi, zucchero di chi. No, è mezzo buono.
Quanto tempo ciò che è finito? Perché non è buono. Posso chiamare l'avvocato? La Coca-Cola mi viene bene. Poi fa la Coca-Cola e noi famiamo gli spaghetti. Noi non litigiamo. Strano che gli americani sanno fare la Coca-Cola. Questo gli viene bene. In America è un modo come un altro di fare business. In Italia, un locale come questo, due giorni, terzo giorno, o gli hanno dato fuoco, o l'hanno fatto esplodere, o è arrivata la giustizia. Alright, so Carla dumped coffee in the pasta fagioli, or I think in the States we say pasta fazool. So I'm wondering if it gets a little bit better with coffee in it. No, Michael. Aiuto nei broccoli, mi dai? Oh my God. Oh God, oh God. Cut. We're done. Ci salvi chi può. Ci salvi chi può. Penso che quando rientro in Italia mi dovrò mettere, no a dieta, proprio a stecchetto, minestrina, brodino vegetale per circa 15 giorni, per poter smaltire quello che ho mangiato oggi. Comunque i cioccolatini erano buoni. I cioccolatini alla menta erano buoni. E il tiramisù? E anche il tiramisù non era male, però i cioccolatini erano proprio buoni. Quelli erano ok. E la Coca-Cola? La Coca-Cola è americana, va bene. Non era italiana. Non ha avuto la presunzione di essere un cibo italiano. Il cibo italiano è ottimo. In Italia vieni e mangi quello che vuoi. Qui lascia stare, perché non è il caso. But I have a surprise for them. Espresso. Un bottiglia di limoncello nostro. Fatto in casa. Prendiamo una maneggiata. Caffè. We bring our own lunchbox wherever we go. Carla acts like Aria when she gets a bottle.